Due mesi dopo, ben ritrovato Bruno Gasperuti dalla tristezza di quel Triestina Virtus che ci aveva eliminato dai playoff. Ora siamo ritornati al Rocco, e l'occasione è quella dell'amichevole Triestina-Roma. Due anni fa Triestina-Juventus 0-1, oggi appena finito la partita, le squadre sono ancora al centro del campo, Triestina-Roma 0-1. Partiamo subito dagli avversari, perché insomma è doveroso almeno una battuta su di loro. Una Roma che non ti è piaciuta, però comunque siamo il 21 di luglio e soprattutto mancava mezza squadra. Sì, allora tanto buonasera a tutti e bentornati con un po' di gente qua allo stadio. Allora, rispetto alla partita con la Juventus, che era intanto era stata giocata, se non sbaglio, in agosto, a preparazione inoltrata. Questa è proprio una partita giocata dopo una settimana di preparazione. Ecco, la Roma non mi è piaciuta, no, non mi è piaciuta per niente proprio. Ho visto delle individualità, ma come squadra non mi è piaciuta per niente, non ho visto niente. Ho visto dei buoni giocatori, non ho capito la posizione di El Shaarawy nel secondo tempo, che ha giocato trequartista centrale dietro una punta, che penso che non avrà mai giocato in vita sua in quel posto. Nel primo tempo ho visto anche parecchia confusione. Ovviamente le individualità sono da grande squadra, quindi abbiamo potuto vedere la tecnica di stesso El Shaarawy, di Dzeko, di Zaniolo, bravissimo, piedi veramente, i piedi deliziosi, l'aggressività di Pellegrini. Però complessivamente, insomma, come squadra non mi è piaciuta. Però oggi l'attrazione era un'altra, no? José Mourinho. Ma ecco, José Mourinho, altra sorpresa, a bordo campo c'era uno che non so chi sia. Mourinho se ne stava seduto tranquillamente in panchina, mentre la squadra veniva guidata a bordo campo da un tipo che non so chi sia. Ecco. Quindi anche Mourinho mi ha sorpreso. Ecco, c'è molto, molto rumore, i tifosi sono proprio qua sotto, sono degli ultras della Roma che hanno seguito la squadra fino a Trieste. E per la Triestina invece la prima sgambata, una settimana di allenamenti, molti giocatori nuovi, qualcuno in prova, diciamo, cosa ti è parso, insomma, che giudizio dai? Chiaramente, insomma, siamo all'inizio. Sì, ecco, diciamo, sia per la Roma che come per la Triestina, un giudizio molto sommario. Non si possono giudicare le squadre dopo una settimana, sono, penso, ancora tutte imballate, con i muscoli duri. Triestina mi è sembrata molto sulle sue nel primo tempo, ordinata in difesa, si è fatta sorprendere un paio di volte, ma diciamo grosso modo ha controllato. Diciamo, questo genere di partite non è molto probante, inutile anche, cioè dobbiamo vedere le individualità, perché non è probante. La Triestina, come ha giocato oggi, non giocherà mai. Aveva in certe fasi una linea 5 dietro con 4 a metà campo, cioè eravamo veramente molto coperti. Penso che forse in trasferta qualche volta potrà giocare così, ma sicuramente non in casa. Cioè, poi mancano tanti giocatori, insomma è una partita di prova. Ecco, in porta, beh, ha iniziato Offredi, però poi notizia proprio freschissima, è stato preso questo Martinez, no? Questo spagnolo, si parla bene, anche se ultimamente insomma non ha giocato molto, no? No, io ho guardato il curriculum, ha giocato pochetto, comunque insomma penso che ha fatto il dodicesimo, sempre, quasi sempre il dodicesimo a Catania. Ma, non si può giudicare, io non ho mai visto giocare, non so chi sia, se l'hanno preso speriamo bene. Però Freddy, oggi abbiamo visto, è un portiere affidabilissimo. Certo, fa degli errori, ma gli errori li ho visti fare a Donnarumma negli europei, dove è stato giudicato il miglior giocatore. Quindi se li fa a Donnarumma li può fare anche Offredi in Serie C. Cioè, secondo me Offredi è un portiere
da Serie C affidabile. Ecco, ecco, la coppia difensiva, coppia centrale, insomma, sono stati acquistati Coppola e Volta. Coppola 2,02 metri, no? L'abbiamo visto, naturalmente è molto alto, in alcune case sembrava un po' goffo, no? Sì, Dio, ha la statura di un pivot, non è agilissimo, ecco, questo possiamo dirlo. Invece Volta ha fatto una buona impressione, si vede che è un giocatore molto esperto, si vede che guidava lui la difesa, con Ligi guidava lui, e non mi è dispiaciuto Volta. Dopo, insomma, vedremo in campionato. Ecco, poi abbiamo anche questo Capela, che è sempre un giocatore affidabile. A me della Triestina è piaciuto Natalucci, l'avevo già visto l'altro anno, è un giocatore intraprendente. A me Natalucci è piaciuto per come individualità, perché sembrava un corpo avulso nel secondo tempo, perché giocavamo praticamente con centravanti Giaffa e Maracchi seconda punta, quindi non abbiamo praticamente mai preso palla nella loro tre quarti campo, quindi. Sì, perché diciamo Gomez ha giocato il primo tempo e Litteri non c'è, insomma, è infortunato. E questo Iuffa, no? Questo Iaffa, anzi Iaffa, è africano. Non ha dato una grande impressione, vabbè, insomma, di fronte comunque c'era la Roma, ecco, anche se magari non la Roma titolare. Beh, certo, comunque la Roma in difesa aveva dei difensori che fanno anche i titolari, che giocava Kumbulla, Ibanez, poi Smalling, quindi insomma i giocatori loro in difesa ce li avevano. I nostri, insomma, abbiamo giocato senza attacco, dai. Praticamente primo tempo Gomez è rientrato un paio di volte a giocare palla a metà campo, però in fase offensiva siamo stati inoffensivi, ecco. Ecco, quindi insomma c'è molto da lavorare sul mercato ancora per Milanese, Bruno, per presentare al via, insomma, una squadra da primi posti. Ma per il momento è una squadra da registrare, ecco. In difesa abbiamo tenuto bene, abbiamo concesso poco alla Roma, però come ho detto la Roma non mi è piaciuta per niente, quindi non ha fatto un'azione in verticale, insomma, poca roba. Non si è visto gioco di squadra, quindi la Triestina ha tenuto bene il primo tempo, dove ha concesso praticamente una palla alla Roma, un tiro mi sembra di Dzeko, se non sbaglio, parato da Offredi, che l'ha messa in corner. Ma oltre a quello abbiamo visto un calcio di punizione da 30 metri e basta, insomma poca roba. Per essere una squadra Serie A che punta, io so che manca gente, però l'ultima riserva della Roma sarebbe il giocatore di pregio per la Triestina, ecco, come proporzione, no? Quindi insomma mi aspettavo qualcosa di più. Della Triestina non mi è dispiaciuta la verve di Sarno nel primo tempo, ha fatto alcune cosette belle, come nel secondo tempo ho detto Natalucci. Ordinati i centrocampisti tutti quanti, Giorico e i due nel secondo tempo, Calvano, Rizzo, sono tutti giocatori affidabili. Abbiamo giocato a due a metà campo, ho visto, con gli esterni che non mi sono piaciuti tanto, ecco. A parte, come ho detto, qualche spunto di Sarno e qualche spunto di Natalucci.